ci avviamo alla conclusione, il tempo sta finendo, però ho visto passare un paio di domande sullo schermo che toccano un tema di grande sensibilità, che è quello del nucleare. L'Europa lo ha messo, l'ha inserito tra le fonti energetiche di questa fase di transizione. In Italia lei ha misurato in maniera anche diretta la difficoltà di soltanto porre una riflessione su questo terreno. È possibile discutere anche delle nuove forme di nucleare nel nostro paese? Guardi direttore, al netto dei leoni da tastiera non è successo nulla di particolare. Allora, la tassonomia europea è un documento finanziario che dice dove si può investire, e in particolare l'atto delegato sull'energia è una parte della tassonomia. Allora, quello che è stato detto è banalmente questo: rispetto al criterio quanta CO2 emettono alcune sorgenti, no? Quelle che ne emettono poco o che non emettono sono considerate verdi, quelle che ne emettono tanto non sono verdi e quindi non è bene investirci sopra. Ora, a me dispiace, io questa cosa l'ho detta da fisico, non da politico, io non sono un politico, il nucleare non emette anidride carbonica, non è colpa mia, è così. Allora, siccome non emette anidride carbonica, dal punto di vista dell'atto delegato, che guardava solo ai gas serra, risulta verde, mi dispiace, è così. Se uno per esempio avesse detto genera scorie radioattive, sì, allora non sarebbe stato verde, ma lì si tratta di uno specifico aspetto. Non va ideologizzato. Adesso, diciamo, al di là di quella che può essere la mia posizione tecnica, guardiamo in faccia le cose. Noi abbiamo un referendum, due anzi, che hanno detto che il nucleare in Italia non si deve fare. Perfetto. La legge dice questo. E chi discute? Quello che io ho detto è stata una cosa un po' diversa. Siccome in futuro dovremo valutare energy mix diversi, dove non ci sarà più il gas, non è detto che le rinnovabili con gli accumulatori possano bastare, non è detto, può darsi, ma non lo sappiamo, la palla di vetro ancora non ce l'abbiamo, allora valutiamo anche altre ipotesi. Non può essere il nucleare di vecchia generazione, quello che c'è in Francia, la terza generazione e la seconda, perché fa molte scorie nucleari, perché ha dei pericoli indubbi e perché costa moltissimo. Si affacciano all'orizzonte delle tecnologie che però esistono già. I rompighiaccio vanno con dei motori nucleari. Le portaerei, alcuni sommergibili usano motori nucleari che non schiattano, perché non sono da giro, sono motori piccoli, sono a circolo chiuso, si spengono in caso di guasto, se producono scorie ne producono pochissime. Allora, questi si chiamano generatori piccoli modulari, sono la cosiddetta quarta generazione. C'è studio in questo momento, studio, per capire se possono essere utilizzati. Sono piccoli, si fanno in fabbrica e poi si portano dove servono, possono essere messi su una chiatta. Bill Gates ne ha finanziato uno, ha messo 5 miliardi di investimento, credo nel 2024 il primo prototipo sarà in Romania. Ci stanno studiando General Electric, tutti i grandi gruppi, per capire se questi motori che già esistono nucleari possono diventare dei grossi generatori da 300-350 megawatt. Allora, quello che io ho detto è che tutto sommato non è facciamo il nucleare, è vogliamo vedere se per caso fra 10 anni alcune di queste prestazioni siano ambientalmente sostenibili, economicamente sostenibili, e se il rifiuto radioattivo sia come sembra molto poco e soprattutto decade in breve tempo invece che in migliaia di anni. È solo un invito a fare ricerca e sviluppo. La tassonomia ha fatto una cosa diversa. Ci sono 14 paesi in Europa che usano il nucleare, ma veramente qualcuno, l'Italia no, questo è fuori discussione, non ne parliamo, ma questi 14 paesi che usano il nucleare, ma veramente qualcuno gli può mettere un dentino in un occhio e dire no, voi da adesso qui, scusate, non ci si investe più? Così come sul gas, il gas produce CO2, quindi al limite è più corretto dire ma perché la tassonomia ha detto che si può investire sul gas, no? Cioè è peggio dal punto di vista della CO2, dal punto di vista della CO2 è peggio del nucleare. Però anche lì va visto in senso relativo. Allora, se io ho un'economia basata sulla produzione di elettricità tutta che brucia carbone, che è la cosa peggiore, già il fatto di passare da carbone a gas mi decarbonizza del 30%. Allora, benché il gas non sia zero CO2, ma è molto meglio del carbone. Allora, in una fase di transizione che dura 10 anni, se io cambio, come sta facendo la Cina o come fa la Germania, le mie centrali a carbone, le sostituisco con centrali a gas, io sto decarbonizzando. Ovviamente non ho finito, ci sarà una fase 2 in cui nel frattempo
accelero moltissimo le rinnovabili, faccio tutto quello che posso fare. Il problema è sempre che non esiste il giusto assoluto e lo sbagliato assoluto. Giusto e sbagliato sono concetti che si riferiscono alle diverse situazioni di partenza. Allora, in Germania in questo momento il gas è necessario, perché i tedeschi hanno molte centrali a carbone e devono decarbonizzare. Il primo passaggio è il gas. Ovviamente accelerano sulle rinnovabili. Dopodiché, ma perché non dobbiamo vedere se queste nuove tecnologie di quarta generazione nucleare non possono essere per un futuro un ulteriore piatto di un potenziale menù che è l'energy mix? Io non sono un appassionato di nucleare, ve lo dico francamente, l'ho detto subito, a parte il referendum non farei una grande centrale nucleare, però mi fate vedere cosa succede su quarta generazione. È sano, è un approccio tecnicamente e socialmente sostenibile. Andiamo a vedere, non bisogna temere quello che non si capisce, bisogna studiarlo.